Bello a tutti ragazzi, qui è Giuga360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Minecraft. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare al massimo questa serie su Minecraft. E inoltre vi invito a lasciarvi, come sempre, qui sotto qualche consiglio, magari qualcosa da fare per il prossimo episodio. Allora, in questo episodio dobbiamo andare al nostro villaggio che ho abbandonato perché sono andato a dormire perché si era fatta notte, quindi lì non c'avevo il letto e quindi sono andato a dormire. Dobbiamo tornare al villaggio perché voglio farmi la casa nel villaggio. Per farmi la casa nel villaggio, però, ci serviva il legno di quercia e quindi prendiamo il legno di quercia con la nostra ascia. Prima, però, prendiamo il legno che poi, dopo, tramite la casa di lavoro, ci faremo il legno di quercia. Ecco qua, adesso non so quanta roba serve, eccetera. Io adesso inizio a prendere un po' di roba così di legno a caso, poi dopo vediamo, magari sono caduto nell'acqua. Magari vediamo più avanti per vedere, magari per fare una bella casa grande. Non la voglio fare grandissima, sinceramente, normale, tipo come quelli lì, non piccolina così, però normale come quelli lì dei villaggi, diciamo, visto che andrò ad abitare nel villaggio, visto che mi hanno accolto così gentilmente nel loro villaggio. Mi farò una casa simile alla loro. Intanto prima mentre non stavo registrando che si era fatta notte, ho fatto scoppiare la casa di uno. Davvero, ragazzi, non mi ero accorto che c'era il creeper dietro. Mi è scoppiato il creeper. Io fortunatamente non sono morto, però la casa del villico lì si è completamente distrutta, metà distrutta. Davvero mi dispiace, vabbè, ci faremo perdonare. Comunque, qui direi che l'abbiamo preso. Quanti ne abbiamo presi? No, ma li sto prendendo, ragazzi. No, non li sto prendendo. Non ci credo, non li sto prendendo. Sono tutto pieno. Ma è vero, sono tutto pieno perché mi ero messo tutta la roba dentro. Ma dai. Allora buttiamo l'occhio qua. Ma dai. Io convinto che li stavo prendendo tutti i blocchi. Ho distrutto un miliardo di alberi. Guardate qua. Eccoli qua. Stavolta li abbiamo presi. Ok, 30. E andiamo al villaggio. Il villaggio c'è un puntino sulla mappa che è tipo verde. Non so se c'è perché c'è un villaggio oppure perché è tutt'altra cosa. Non lo so. Comunque così almeno riusciamo a identificare il villaggio, così magari lo vediamo subito. Che poi c'ho anche 7 di arenaria. Che poi alla fine io veramente il villaggio me lo volevo fare di arenaria. Perché è più bello. È più bello. Solo c'è per fare una casa simile alla loro. Però purtroppo devo trovare l'arenaria che non so dove sia. E comunque per farlo devo comunque abbattere una loro casa, davvero non sarebbe giusto, diciamo. E quindi per il momento ce la facciamo con il legno di quercia. Quindi il posto doveva essere questo qui, penso. Penso di sì, dovrebbe essere questo qui. Quindi adesso facciamo il tavolo da lavoro o no? Possiamo anche non farlo. Ecco qua, gli assi di legno di quercia. Che ce li facciamo? Prima 64, eccoli qua. E ci facciamo gli assi di legno di quercia. Li abbiamo fatti e quindi ci facciamo la nostra casa. Allora, vediamo un po'. Però questa qua è un po' sollevata. Chissà, no, no, voglio farmela normale, non sollevata. Allora, la facciamo qua. Bella grande, ragazzi. Questa qua sarà la mia casa definitiva. Quindi la facciamo bella grande, grande, grande. No, non grandissima, come ho detto prima, perché non mi piace avere la casa enorme. Però una bella casa normale ci sta. Ci sta. Poi magari quando imparerò a fare anche i piani, magari ci facciamo anche un secondo piano, magari facciamo un palazzone enorme. Magari fatemelo sapere come faccio a fare i piani. Tipo, ho visto con qualche video che facevo una roba complicata con le scale che io non so fare. Magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti. La porta la facciamo qua. Perché voglio farla qui, perché comunque il villaggio. Sì, dai, perché sennò sì, la faccio qua. Allora, buttiamo giù. E qua ci facciamo la nostra porta. Perché qui è brutto, perché sennò sembra che io sono fuori dal villaggio. Quindi voglio farla dentro. E mettiamo tutti gli assi qua. Direi che con la grandezza ci siamo, o no? Ma sì, dai, ci siamo. Sennò troppo grande è brutta. Troppo grande è brutta. Allora, la facciamo così. Mi sa che però ci servirà l'altra legna. Perché mi sono finiti gli assi di legno di quercia. Sono solo questi, solo 40. Penso che non riusciremo a fare poco e nulla con 40 di questi. A stento riusciamo a fare un giro. Poi il tetto, no, ci serve per forza altro. Non ce la faccio. Quanti altri 16? E poi non posso fare nulla. Eh no, allora ci serve altro legno. Quindi piazziamo questi ultimi e dopo andiamo a prendere gli altri. Altra legna. 1, 2, 2. E l'ultimo, eccolo qua. E non ce la facciamo neanche a concludere il giro. Vabbè, comunque io direi che così va bene. Quindi concludiamo questo e poi dopo facciamo subito il tetto.
Ah, però com'è? È come l'oro, no? Più o meno la grandezza. Adesso vediamo, dai, se trova abbastanza legna ne facciamo anche un altro strato. Comunque, lasciacelo, dobbiamo solo andare a prendere altra legna, che fortunatamente ci sono proprio degli alberi qui vicino, quindi andiamo subito. Via. Mi sa che siamo stati fortunati, perché abbiamo trovato veramente un bel posto, perché già qui ci sono parecchi alberi, poi ho visto delle mucche, delle pecore lì lontano, quindi siamo stati secondo me molto molto fortunati. Qui ho sbagliato perché secondo me non riusciremo a prendere l'ultimo blocco. L'ultimo no, non dovevo rompere quello sotto. Vabbè, qui c'è anche un maiale qui che ci servirà molto molto per la carne. Poi vabbè, detto, mi dispiace perdere quella specie di recinto che me l'ho fatto, lì quel piccolo recinto che me l'ho fatto vicino alla casa, perché dentro c'erano delle pecore, c'erano delle mucche che si erano intrufolate lì. Davvero non so che roba, c'erano tutti quanti gli animali, c'erano là dentro. Davvero non so come hanno fatto a finire alcuni animali lì. Però davvero mi dispiace lasciarlo. Qua quanti ne ho presi intanto? 27. Chissà se ce la facciamo 27. Vabbè, dai, ci proviamo. Massimo torniamo indietro perché guarda qui, è proprio vicinissimo. Quindi mi fa piacere proprio di averlo trovato qua vicino. Qua c'è anche un pozzo qua. Bello, bello, bello questo villaggio. Sono davvero contento. Ecco lì la mia casa. Ci facciamo un altro strato? O no, che dite? Che dite, ce la facciamo un altro strato? Ma chi lo sa, adesso vediamo un po' se mi trovo con i ciottoli qua, con il legno. Allora, assi di legno. No, però aspetta, posso farmi asso di legno di abete. No, è un altro colore. È un altro colore? Sì, è un altro colore. Che schifo. Cosa faccio? La faccio lo stesso, è un altro colore. Ma chi se ne frega, io la faccio lo stesso. Adesso siamo sempre a vedere anche il tipo di legno. Ma chi se ne frega, vai, facciamo lo stesso. Va bene così, va, chi se ne frega. Allora, facciamone altre allora. È per forza così, dai, facciamone altre, chi se ne frega. Da, 61. Allora, io farei un altro, no, anzi, non fare un altro strato, facciamo solo il tetto, basta, mi sono scocciato. Facciamo solo il tetto, al massimo dopo lo allunghiamo. Perché ho paura di non farcela e di dover tornare di nuovo lì. Poi si sta facendo anche notte. Accidenti, non si doveva far notte così. Accidenti, io come al solito non mi dimentico di portarmi il letto. Sono anche caduto. Una cosa dovevo ricordarmi di fare. Prima di iniziare il video ho detto, devo prendermi il letto. Devo prendermi il letto, mi sono dimenticato. Adesso stiamo un'altra notte qua che devo sopravvivere. Qua è pieno. Alcuni di voi mi hanno anche detto di mettere tipo le torce attorno al villaggio. Quindi lo farò, ragazzi, nel prossimo episodio, perché adesso penso che sia tardi. Guardate, guardate i villici come corrono nel villaggio che si sta facendo notte. Comunque, farò praticamente, ricoprirò tutto quanto il villaggio di torce così i mostri non si avvicinano, perché è un po' buio questo villaggio. Guardate qui, sono solo delle torce vicino alle case, infatti spawnano sempre i mostri. Quindi che cosa faccio? Mi prendo tantissime torce, visto che il carbone ne abbiamo in abbondanza. E quindi ci facciamo tutte quante le torce attorno al villaggio, così difendiamo anche i villici. Adesso sono caduto dal buio della porta. Comunque lo posso fare anche da terra volendo, no? Sì, ok, che è più comodo. Ora, giuro che se mi viene un creeper qui che mi distrugge la casa, io quitto, quitto. Cioè, ma dai, ma basta creeper. Li odio i creeper, che... No, aspetta, non ce la faccio. Sì, dai, altri. Dai, ho quasi finito. Non possono finirmi adesso. Dai, un altri 36. Dai, ce la faccio, le voglio, dai. Su, su, su. Su, su, ok. Ci siamo, ci siamo. La porta non ce l'ho però. E ce la dovremmo riuscire a fare tranquillamente. Tavolo da lavoro. Mettiamo il tavolo qui. Cerchiamo di buttarlo qua nell'angolino. E la porta si fa con... Perfetto, perfetto. Ci siamo fatti la porta. Qui, ok. Che dovrebbe essere, no, l'ho messa di nuovo fuori, al contrario, l'ho messa, che deve essere dentro. No, 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 no. Ragazzi, sono bloccato dentro. Sono bloccato dentro. Porca miseria, sono bloccato dentro. Uffa, dovevo portarmi il letto per dormire. Dovevo portarmi il letto per dormire. Accidenti. Dai, però, ma non è possibile. Mamma mia, se ti uccido, prendi, vieni qua, morto. Basta, mi avete scocciato. Allora, pietra rossa qui, porta, mettiamola qua, stavolta mettiamola bene. Ok, messa. Porta messa, adesso c'ho le torce? 60 torce, benissimo. Allora, 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Ok. Poi mi serve un'altra cosa qui. Dov'è? Dov'è? Ne avevo un boss. Dove sono? Eccole qua. E ci facciamo l'ultimo blocco qui per concludere la porta. Non così, magari. Ah, così è bello, dai. Ma sì, dai, così è bello. Ok. Perfetto, poi mettiamo tutte le torce qua attorno alla casa. Ragazzi, fatemi sapere se mi conviene fare così. Qua l'ho messa anche attorno alla torre, vabbè. Oppure magari poi dopo ricopriamo tutto quanto il villaggio, non vi preoccupate, ragazzi, che vi salverò anche a voi, ragazzi, anche a voi villici. Vi salverò. Via, via, qua una torcia in testa al mostro. Via qua. Le metto tutte, ragazzi. Illuminiamo questo villaggio perché davvero non voglio fare. Non voglio rompere tutto, cioè non voglio che i zombie qua li uccidano ai miei amici. Ok. Io li odio, ragazzi, i creeper. Io li odio. Li odio. Perché non è possibile che esplodono e oltre a farmi danno, distruggono tutto quello che c'è attorno e dopo mi dà fastidio, che fa brutto. Allora, vediamo un po'. Mettiamo altra roba qua. Ragazzi, ne ho messe tantissime. Adesso non lo so dove le sto mettendo. Però penso di essere Guarda questi che sono finiti dentro. Quanto ci godo. Quanto ci godo. Adesso vi chiudo anche dentro. Tiè. No, però questo mi spara. Vaffanculo, no. Allora, aspetta. Chi mi sta sparando qua? Mettiamole tutte. E basta. L'ultima qua. Poi dopo qui copriremo ancora tutto, eh. Dopo faremo tutto quanto con calma. Comunque, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Adesso ho messo un po' le torce così a caso come capita. Ma comunque nel prossimo video andremo. Ah, attenzione, qua mi uccidono però. Andiamo subito a casa nostra. Dai, facciamo la fine del video a casa mia. Entriamo qua. Guardate come fa brutto qui, tutto diverso. Chi se ne frega, va. Chi se ne frega. Comunque, io direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Nel prossimo video, come ho detto prima, andremo a prendere tutta quanta la roba, la porteremo qua. Quindi ci sposteremo qui definitivamente. Quindi lasciate un mi piace, lasciatemi qui sotto qualche commento, qualche consiglio per il prossimo episodio. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bello!